You wanna be my lover? You gotta get my friend. Let's do this forever. This should never end. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi domenica del Romix, ragazzi, sono sempre qui a rompere le palle ai cosplayer che stanno qua in giro, ragazzi. Ma prima di iniziare, lo sapete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando, lo sapete. Insomma, ora ragazzi, andiamo a rompere le palle ai primi cosplayer, a fare qualche intervista, qualche domanda di quelle proprio strane. Andiamo, infatti qua io vedo il primo vedo un coniglio, una volpe, un lupo, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio, oppure il perde il vizio ma... e gli cresce il pelo. Vabbè, okay. Perché sto personaggio? Allora, anche il personaggio è Legoshi da Beastars e nulla, io ho innamorato dell'anime, mi è piaciuto veramente tanto, anche del manga, e non so, mi piace il personaggio perché mi ci rivedo in parte, e nulla, principalmente perché mi piaceva. Quindi come si chiama l'anime, detto? Beastars. Beastars, intona la sigla, sai com'è la sigla? Oddio, ma non me la ricordo. Dai, vai, 1, 2, 3, vai. Ho letto il manga, non me la ricordo, non se la ricorda, sì. Ma la coda, non voglio sapere come è attaccata, no, la coda, no. Con la cintura, raga, già stavate a pensare, mai quelle in privato, poi ve li manda in privato. Sì, no. Io iscrizioni subito, e gli mandati i soldi e vi manda, sì, la coda attaccata, sì, certo, quello, diciamo. Sì, sì, su richiesta, vabbè, quindi come un lupo, come, sì, che fa il lupo? Ma ragazzi, ci stanno pure i cosi di Waterman, supervista di SpongeBob. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché siamo fratello e sorella, cioè avevamo un'idea per fare una cosa in due, non sapevamo che cazzo combinando, posso dire cazzo? Ma Stefano, diciamo tutto. È originale, insomma. È originale. Senti, il tuo superpotere qual è? Invecchiare. Sei veramente vecchio. È il superpotere di invecchiare, diciamo. E tu invece? L'Alzheimer, quindi come ti chiami? Non se lo ricordo perché c'ha l'Alzheimer, diciamo. Sto guanto, come che fai con sto guanto? Ma non stai crepando di su? Ti stanno sudando le mani. Sei? Noi chi siamo? Cosa facciamo? Dove andiamo? Dove sono io? Dove sono? Tu. Scusa, io ho l'Alzheimer. Hai l'Alzheimer? Ti porto a fare i cuori. Oh raga, qua c'è sta, raga, l'ho beccato raga. Era Mirko Fermatina. L'ho beccato, ragazzi, qua abbiamo Pippa Man. Abbiamo Pippa Man. Talmente è Pippa Man che gli sono venuti i capelli bianchi. Raga, quindi raga, fate attenzione. Perché esce tutto sto personaggio? Che non lo conosce nessuno, comunque è Phantom. Danny Phantom non è Pippa Man. Pippa Man è il cugino, il fratello, capito? Ci assomiglia, certo. Senti, e quindi tu fa che fa sto personaggio? Cioè, i poteri dei fantasmi, perché, cioè? I genitori hanno fatto degli esperimenti e diventa un fantasma lui, praticamente. E diventa, quindi il suo superpotere è diventare un fantasma. Che non vede nessuno, no, lo vedo. E quindi se dà, quindi è questo il superpotere. Certo, è un eroe, sì. Vabbè, quindi come che fa? Sparisci? E dopo Pippa Man, che abbiamo visto prima, c'è sta pure Hiccup si chiama, con sdentatino. Vai, sdentatino, che bello, maronna mia. Te lo mangia, cioè, perché sto personaggio? Ma allora guarda, il rapporto tra i due, Hiccup e Sdentato, è bellissimo, c'è una simbiosi unica. È la stessa cosa che io ho con la mia cagnolina, e quindi ho deciso di farlo con lei. Fantastico, l'hai fatto tu questo, è roba cinese? No, l'armatura è
seria, ho speso uno stipendio intero. Infatti, oh, se vede, roba originale, ragazzi, originale. Prima volta che vieni qui al... No, ormai sono un navigato. Quindi, da cosa è tratto sto cosplay? Fammi capire. Dragon Trainer. Mi fai la sigla del Dragon Trainer? Non la so, quella come è. Non la so? Non la so. Allora, fa uno, due, tre. Non mettiamo così. Non la conosco. Non è in mondo. Com'è? Fa la baia, Ecco, non abbaia. Non abbaia. Quanto sei cuccioletta, Chi siete voi, raga? Come vi chiamate, raga? Il nome personaggio? Sì, personaggio. Allora, Undertaker di Black Butler. Undertaker? Sì. Ma io me lo ricordavo diverso, Undertaker. Sì, lo so, è quello che mi dicono tutti. Ok. Tu invece? Paimon di Eluva Boss. Ok, perché sto Undertaker? Cioè, non era un wrestler Undertaker? Allora, nell'anime è un dio della morte, però c'è la mia versione. Ah, ecco, vedi, ci può stare. Sai perché hai scelto sto personaggio? Mi piace, nel senso... Come fai a dire no, scusa? Fammi vedere sto coso, Madonna, tu vai in giro con sto coso che è pesantissimo. Madonna mia, zia, è pesantissimo, zi. Senti, quindi tu, com'è c'è una sinfonia che suona quando appare tu? Ma vedo il terrore della gente. Vedi il terrore della gente, pure loro. E invece tu, il tuo personaggio, come hai detto che si chiama? Paimon. Dai, che fa? Rovina la vita al figlio. Rovina la vita al figlio? Sì. Con sta maschera? Sì. Il figlio guarda sta maschera e dice: Madonna papà, mamma mi hai rovinato la vita nell'infanzia. E questi invece c'ha il bastone col diamanti. Oh, questo me sa. E questo qual è? Il diamante proprio originale, diamante. Sì. Ok, aspetta, mo vengo. Tutti i mostri della Horror Squad, oh, giù. Oh. Horror Squad, raga, ma sto tipo, sto il lupo mannà, raga, io qua me sto cacando sotto. Sente? Madonna, se sente, se sente, raga. Infatti ti sei arrossato un po' tutto, ti sei arrossato. E qua sei stato pure Frankenstein. È vero, lui è di poche parole, ragazzi, è di poche parole. Pensa, parla più di me, padre. Parla più di te, pa, che sei morto. Senti, tu come ti chiami, zi? Io? Che ne so, come devi fare a te? Come ti chiami? Come Dio, come ti chiami? Come ti chiamo? Tu come ti chiami? Non lo so, scrivetelo nei commenti se sapete come si chiama, perché io so Kiwir, È passato tanto tempo. È passato tanto tempo. Tu invece come ti chiami? Lui si chiama Alalala. Tu invece? Dracula. No, lui è il conte Iacula. Sono il conte Giacula, minchia! No, lui è il conte Iacula. E lui è Frankenstein. Sei in mutanda, se lo vedi, tutte mutande così fatte. Ma invece c'è sta un'altra, lei la cuoca, che chi sei tu? La moglie di Frankenstein. Oh, raga, se è riuscito Frankenstein a trovare moglie, c'è possibilità per tutti, giusto? Giusto. Amanda, la moglie di Frankenstein. Ragazzi, mi raccomando, seguitela, Horror Squad. Dai, famanana, che questi me stanno per magname, C'è sta, lui è il tifoso del Bari o del Monza. No. Oh. Bianco-rosso. Aspetta, è vero. Il tifoso del Bari. Tu eri quello dell'Ostia Comics. Qua c'è l'altra cornuta invece, qua sono tutti cornuti. Quello dell'Ostia Comics. Brava, raga, vedi la memoria giusta. Ero quello con la katana. Chi è con la... Ero quella con la katana, col Tanjiro, con l'altra katana. Raga, io non mi ricordo, se voi vi ricordate scrivetelo nei commenti. Raga, qua tutti cornuti, ricordate le corna. Forza Roma. Le corna bisogna saperle portare, ve lo dice anche uno che è tifoso del Bari e tifa Roma, diciamo. Quindi, perché sto personaggio, raga, perché? Mi rappresenta. Perché lei è cornuta. Molto cornuta, sì. È cornuta, vedi? Ammetto di aver fatto pure le corna. Bravo, ragazzi, bravo. Ammetto. E tu le cose le fate. Ah, ecco. Lui ha fatto le corna a te, tu hai fatto le corna a lui. Esatto. Ah, beh, può essere. Queste corna qui. La base?
sono tipo dei corni vichinghi. Quindi se le stacchi e ci soffi dentro, queste suonano. Fa buon, fa. Sta coda. Ah, fate. Vedi, però lui ce l'ha più grosso, vedi. Grossa di ferro, quindi è più dura. Le dimensioni contano, vedi? Le dimensioni contano. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, insomma, viene e ve impilza con sta cosa. Raga, qua c'è stanno le Spice Girl, ragazze. Ragazzi, chi ci sta guardando, insomma, perché sto personaggio, raga? Per mangiare la regina. Quindi, intonateci la canzone famosissima. I wanna be my lover, you gotta gotta get my friends, let's do it forever, that should never end. Raga, scrivete nei commenti se anche voi amate le Spice Girl. Raga, le Spice Girl sono immortali, ragazzi. Ogni anno. Vanno, sono ognuno per i fatti propri. Spaccano sempre le Spice Girl, dai. A me quella che mi piace più, però, era Jenny. Ma c'è sta Lady Gaga, raga. Posto piumino così, proprio molto fashion, diciamo. Come te chiami tu? Alicia. E perché il tuo personaggio? Fammi sapere. Perché è tipo mio marito, praticamente. Tu marito. Cioè, il tuo personaggio? Ah, ti piace il personaggio? Sì, esatto. Ma di quale anime? One Piece. Senti, intoniamo a sigla di One Piece. Com'è che fa? No, vero, mi fate cantare. Com'è? No. Come? Tutti all'arembaggio. No. Non canto, però sì, è questo. È quella. Senti, fammi sapere, questi occhiali li hai fatti tu, li hai trovati dal cinese? Cazzo, li hai trovati questi occhiali? Oh. Sono lì Express. Su diciamolo, raga, diciamolo, tutto ai cinesi. Se trova tutto. Senti, fammi provare. Sto male senza occhiali. Come stai male? E c'è casa, raga. Se si leva gli occhiali, c'ha gli occhi che sembrano a fanculo, quindi non si può togliere gli occhiali. Fagli vedere il piumino, raga, qua ci stanno pure le guardie, che fate oggi? Che famo oggi, ragazzi? Oggi niente, festa. Oggi festa. Ma con sto fucile, raga, che cazzo fa? Quello è piccolo, lui ce l'ha piccolo, lui invece ce l'ha più grosso, vedi? Come dire, le dimensioni contano, vero? Come ti chiami tu? Non mi chiamo. Lui non si chiama, raga, lui non c'ha, è l'innominato, lui è l'innominato. Tu invece come ti chiami? Fusto? Il fusto, esattamente. Qua ci sta la pistola, fammi via la pistola. Scancia la pistola, raga. Raga, madonna mia, questo è pesa, raga, questo è vera, zia, che sei scemo. Raga, io iscrivetevi al canale, se no vi sparo tutti. C'è sta questo col fucile. Devi sta a squillare il telefono, rispondi al telefono. No, sto facendo un'intervista. Cioè, tutto il rossetto. Chi è che ti ha dato il bacio, zi? Chi è che ti ha dato il bacio? A sta barbetta tu? Senti, ma chi è oggi, che personaggio sei, no? Più o meno oggi è i cattivi Metal Gear, però manca la parte di Metal Gear che sta arrivando da qualche parte, starà là in mezzo. Quindi fai di Metal Gear, diciamo, perché? Perché nessuno fa mai i cattivi, che sono in verità i buoni, che vogliono salvare il mondo da Snake. Tutto un po' così, diciamo. Qua dentro che c'hai? I panini, c'hai? Ti sei portati i panini, allora, che c'hai? Qua dentro c'è. Va bene. Che qua. Questo. Che c'è sto? Raga! Non si può vedere, raga! Qua c'è sta nego, non c'hai armi tu però? Sì, appoggiato lì. Ah, appoggiato là il pistolone l'ha appoggiato là. Vabbè ragazzi, quindi com'è che te chiami? Su Instagram come te chiami? Allora, prima era nonno Capcan, adesso è historical_nerd_. I sempre nomi più facili, diciamo. Oh raga, qua c'è sta pure Gesù Cristo con la scritta guida. No, giù da
guida fame, guida fame. Cioè, questo che cos'è? L'amaro del capo? Questo è che sangue di vino. Sangue di vino. Sangue, il sangue di vino. Sapore fruttato. Minchia, zia, è vero. È vero. Questa era acqua. Poi grazie agli insegnamenti del babbo si è trasformato per forza. Com'è? Sa un po' di sangue, però c'è sta. C'è sta. Quindi ragazzi, mi raccomando, quando vedete l'acqua, bevetevi il vino, che è il sangue divino, diciamo. Sapore fruttato con leggero sentore di tradimento. Beh, perfetto per cene importanti. Esatto. Nazareth di OCG. Quindi ragazzi, diglielo, bevete il vino. Bevete il vino, ma solo se viene dall'acqua. Brava, esattamente. Vino cristiano, doc. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video della settimana prossima. Mi raccomando, se seguite la guida fame, vuoi, giusto? Quello blasfemo? Aspetta. Roba, due secondi, proprio così. Ci bannano. Ok, stop, proprio. Censureremo tutto.